Un saluto agli amici di Tecnoandroid. Ho al polso da circa 10 giorni Asus ZenWatch 3, che è uno smartwatch che non passa sicuramente inosservato. Il suo design effettivamente è tutt'altro che banale e i materiali sono di tutto rispetto. Manca qualcosa a livello di connettività, come un GPS e un sensore di rilevamento del battito cardiaco, ma sicuramente il suo punto debole sta nell'autonomia, veramente troppo scarsa. Scopriamolo insieme nella recensione completa. Che dire, se dovessi scegliere una parola per definire questo smartwatch è sicuramente bellissimo, perché a guardarlo bene il suo design ricorda di fatto un vero e proprio orologio. La cassa in metallo, il cinturino in vera pelle, in ogni suo dettaglio conferisce un certo stile e qualità. Il cinturino ha un attacco proprietario, per cui bisognerà per forza, per poterlo intercambiare, far riferimento al listino ricambi di Asus. Ma farlo è veramente semplice, basta semplicemente agire su delle levette poste qui dietro e il gioco è fatto. Guardandole in ogni suo aspetto, quello che emerge è che è di un prodotto tutt'altro che economico. La fluidità del sistema operativo Android Wear 1.5 è affidata da un comparto hardware decisamente interessante. Snapdragon 2100 è il processore che, quadriviato da 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna, lo rendono sufficientemente prestante e funzionale. Devo dire che ho semplicemente riscontrato un leggero surriscaldamento soltanto nella fase di inizializzazione, quando ha impiegato circa 15-20 minuti nel sincronizzarsi con lo smartphone ed installare tutte le app. Il display è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. Il pannello è un AMOLED a 400x400 pixel, veramente, veramente fatto bene. Io ho sempre avuto una chiara e perfetta visione del display in ogni condizione di luce, anche in presenza di forte sole. Inoltre Asus, oltre al classico tasto di blocco e sblocco che hanno tutti gli Android Wear, ha anche due tasti accessori che tramite l'app dedicata noi possiamo andare a personalizzare per far compiere delle azioni o far avviare delle app a nostro piacimento. Sulla parte posteriore invece è presente unicamente il connettore per la ricarica, che si collegherà in modo magnetico al cavetto in dotazione. Come detto in precedenza, l'esperienza utente è affidata all'ormai consolidato Android Wear 1.5 e le uniche personalizzazioni fatte da Asus in questo caso è alcuni vizi grafici all'interno dei menu, ma soprattutto per delle app dedicate da installare nel proprio smartphone per andare a personalizzare il nostro ZenWatch 3. Grazie a ZenWatch Manager possiamo andare a verificare lo stato del nostro smartwatch, verificando la batteria residua e andare a personalizzare anche i tasti funzione. Ma arriviamo alla vera nota dolente di questo smartwatch, l'autonomia. La batteria da 340 mAh non è infatti in grado di far superare la giornata di utilizzo di questo smartwatch, costringendoci a ricaricarlo ogni singolo giorno. C'è da dire però che la ricarica completa avviene in poco più di mezz'ora, però per forza di cose l'abitudine ci porterà a ricaricarlo durante le ore notturne come facciamo per il nostro smartphone, andando a perdere di fatto le funzionalità di monitoraggio del sonno. La connettività wireless è affidata al Bluetooth 4.1 e al Wi-Fi, mentre da un punto di vista dei sensori abbiamo un sensore di luminosità estremamente efficace che è impossibile da trovare. Ve lo giuro, ho guardato in ogni spigolo e angolo di questo display, non sono riuscito a vedere dove è stato posizionato tra pannello e cassa dell'orologio. È veramente invisibile. Complimenti al lavoro di ingegnerizzazione che è stata fatta da parte di Asus. Dal comparto però della sensoristica ci sono due grandi assenti che sono il GPS e il rilevamento del battito cardiaco, che in questo caso ci precluderà l'uso sportivo o comunque sia un monitoraggio del sonno fatto in modo più attendibile. Ma arriviamo alle conclusioni.
Dopo 10 giorni di utilizzo, posso dirvi che veramente è un oggetto che portandolo al polso non passerete sicuramente inosservati. Lo consiglierei a tutte quelle persone che, per necessità di studio, di lavoro, non hanno la possibilità di stare sempre a contatto con il proprio smartphone. Andando ad interagire, appunto, grazie allo smartwatch, è possibile accedere alle proprie notifiche, leggere e cancellare mail, consultare il calendario e la rubrica. Tutte de delle funzionalità piuttosto smart e abbastanza utili. D'altro canto, però, non posso fare a meno che notare che la scarsa autonomia e l'assenza del rilevatore di battito cardiaco e del GPS ne limitano l'utilizzo, soprattutto per chi ne vuol fare un uso sportivo. A questo punto non ci resta che passare ai saluti. Se vi è piaciuta questa recensione, vi invito a lasciare un mi piace e a condividere questo video con i vostri amici. Se avete delle domande o delle osservazioni da fare, vi invito a farlo qui sotto nei commenti e inoltre vi ricordo che da pochi minuti online la recensione completa nel sito di tecnoandroid.it. Un saluto da Matteo Verziglioni per Tecnoandroid.